Do il mio benvenuto agli ospiti che interverranno e a voi tutti. Grazie per essere venuti così numerosi nonostante il tempo. Io sono l'architetto Rosetta Angelini, la progettista e la direttrice di questa galleria, che è una galleria di architettura. Io comincerei dal nome. La galleria si chiama Come Se. Come Se nasce dal linguaggio della metafora, che vuol dire come se, e ognuno è libero di immaginare quello che vuole. Quindi questa libertà di immaginazione e questa libertà di punto di vista per noi era una cosa molto, molto importante, perché ogni punto di vista è importante proprio perché è il vostro. Quindi questo spazio è principalmente una galleria di architettura, dove facciamo mostre di architettura, di design, abbiamo avuto molti studi, corsi di formazione, ma soprattutto quello che cerchiamo di fare fin da quando abbiamo aperto, ormai nel 2008, è quello di portare avanti quello che per noi ad oggi è un pensiero sistemico. Che significa pensiero sistemico? Significa che dal micro al macro dal micro al macro tutto è collegato, tutto è interconnesso. Quindi cielo, mare e terra è tutto collegato, e tutti gli esseri viventi fanno parte di un'unica rete, dove l'uomo è un anello di questa rete. Naturalmente il pensiero sistemico è un qualcosa che nasce da lontano e nasce grazie e si sviluppa grazie a numerose rivoluzioni sia in campo filosofico che scientifico. Ne basta citare una, la teoria dei quanti degli anni 20, e con questa teoria che succede? Scoprono che gli atomi non sono semplicemente delle particelle, ma a livello subatomico sono delle onde. Quindi le particelle allo stato subatomico sono interconnesse. Da qui nulla più è separato, ma il tutto è interconnesso. E in una rete e in un sistema di relazioni che appunto va dal micro al macro. Alla base del pensiero sistemico c'è il concetto di sostenibilità, ma più che concetto di sostenibilità c'è la società sostenibile. Lester Brown, che è un ambientalista piuttosto importante, dà una definizione molto bella di società sostenibile, e lui dice: una società sostenibile è una società che soddisfa i propri bisogni senza ridurre le prospettive delle generazioni future. Questo è quello che dice Lester, e io dico: vabbè, ma questa società chi è? Questa società siamo noi, siamo io, te, e noi che facciamo? Cioè, veramente, in concreto, che facciamo? Perché poi sono le piccole azioni quotidiane quelle che veramente cambiano le cose. Io vi dico quello che faccio io, magari è una proposta, magari potete cogliere anche voi questa opportunità. Innanzitutto io faccio parte di un GAS, all'interno della galleria ospitiamo un gruppo di acquisto solidale che si chiama GASPER, ormai da circa 2 anni stiamo insieme. E poi che altro facciamo? Cose importanti, per esempio noi qui non vendiamo acqua, noi abbiamo un laboratorio di gastronomia ma abbiamo deciso di non vendere acqua. Sapete quante boccettine d'acqua abbiamo risparmiato oggi? Tantissime. Abbiamo deciso anche di portare avanti una gastronomia che è biodinamica e biologica. Abbiamo deciso di non aderire a quello che è attualmente il mercato qui a San Lorenzo, perché qui sembra che si riesca a guadagnare soltanto vendendo sciortini. Questa è una scelta che noi abbiamo fatto, di assolutamente di non aderire a questa forma consumistica. Perché? Perché non vogliamo far leva sul disagio dei giovani, bensì sulle capacità, sulle intelligenze e sulla capacità di futuro che hanno i giovani. Però ecco, basta decidere di farlo. Quindi chi ha voglia di aderire, di sostenere con noi questo progetto, qui può trovare un luogo dove
dove portare avanti delle iniziative che secondo noi sono belle, appaganti, gratificanti e hanno capacità di futuro. Adesso io lascio la parola a Egidio Forestieri, che modererà tutto l'evento, e vi ringrazio ancora. Io sono Forestiere, sono un militante delle 5 Stelle, non sono iscritto perché non credo nell'iscrizione, perché il mio spirito anarcoide non mi spinge a non vincolarmi con nessuno. E credo molto nella decrescita, mi vanto dell'amicizia di Maurizio Pallante, e inizierei subito con il logo che già vedo. Alla parola decrescita molti sporcono il naso e quasi a farmi concorrenza, dicono c'è la miseria, si torna al medioevo, si torna all'età della pietra. Ma di fronte all'alluvione noi diciamo speriamo che decrescano le acque, di fronte alla febbre alta speriamo che la febbre decresca, ma lavoratamente di fronte a una massa tumorale cosa speriamo? Che la massa tumorale decresca. La decrescita quindi non è una parola da buttare via, e bisogna capire bene il significato della decrescita. Provocatoriamente Serge Latouche forse dice accrescita, in contrapposizione al credo dell'industrialismo o del produttivismo. Chi non crede in Dio è ateo, nega l'esistenza di Dio. Forse dovremmo parlare più che di decrescita, di accrescita. Perché? Perché ci dicono tutti che si esce dalla crisi crescendo, facendo aumentare il prodotto interno lordo, quando questo sistema di misurazione andrebbe un po' capito e forse combattuto. In questo momento credo la cosa importante è individuare la domanda giusta, e la domanda giusta dalla quale parliamo questa sera è: un mondo finito può sopportare uno sviluppo infinito? Abbiamo visto il guscio della lumaca. In natura la lumaca ha arrestato il processo di crescita, perché ha capito, benché intelligente a modo suo, che se il guscio fosse diventato più grande si sarebbe strozzata. Quindi bloccare significa crescere bene, meno ma meglio. E partiamo proprio da ciò che disse qualche anno fa, 68 prima, qualche mese prima che venisse ucciso, Bob Kennedy, sul prodotto interno lordo. Dopodiché passeremo la parola al nostro Maurizio Pallante. Grazie. La nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terribili. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di sfogo. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. Maurizio, aumentando il prodotto interno lordo la nostra vita non migliora? Perché innanzitutto dobbiamo capire cosa misura il prodotto interno lordo. Cioè, noi tutti siamo convinti, o quasi tutti, insomma, perché ce lo ripetono in continuazione, che il prodotto interno lordo misura la quantità dei beni
che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti da un sistema economico e produttivo nel corso di un anno. In realtà il prodotto interno lordo è un indicatore monetario e come tale può misurare soltanto gli oggetti e i servizi che vengono scambiati con denaro, che vengono comprati e venduti, cioè le merci, non i beni. Siccome nei nostri paesi occidentali da tre generazioni compriamo tutto quello che ci serve per vivere, quello che compriamo sono le merci, quello che ci serve sono i beni, tendiamo a confondere questi due concetti, che sono in realtà due concetti diversi. I beni sono oggetti e servizi che rispondono a un bisogno o soddisfano un desiderio, le merci sono oggetti e servizi che si comprano. Ma non tutto quello che si compra risponde a un bisogno o soddisfa un desiderio, non tutte le merci sono beni, né tutto ciò che risponde a un bisogno o soddisfa un desiderio si deve necessariamente comprare. Non tutti i beni devono passare sotto forma di merci. Faccio due esempi per capire questi due concetti che non sono diversi difficili. Il 3% del nostro PIL è cibo che si butta. Il cibo che si butta non è un bene, è una merce che si compra. Se il PIL, se noi diventassimo più saggi e smettessimo di buttare cibo, il nostro PIL diminuirebbe del 3%. Immaginate cosa succederebbe all'economia del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, dell'ex Presidente del Consiglio e della maggior parte dei politici. Gli viene un coprone. Ma questo è soltanto un aspetto, ce ne sono ancora di più gravi. Per il riscaldamento, no? Noi consumiamo per riscaldare le nostre case mediamente 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. Le case peggiori tedesche, ma anche in Alto Adige, consumano 7 litri, un terzo di quello che consumano le nostre. Le case migliori consumano 1,5 litri, un ventesimo quasi di quello che consumano le nostre. Se facciamo un'ipotesi, insomma, un governo illuminato, no, che è uno simbolo, decidesse di porre al centro della sua politica economica e industriale la ristrutturazione energetica delle nostre case, perché consumino con peggiori case tedesche, noi diminuiremmo il consumo di fonti fossili dei 2/3, perché se 7 è il massimo consentito e noi consumiamo meno, vuol dire che 13 sono uno spreco. Una casa mal costruita che spreca 13 litri su 20 fa crescere il prodotto interno lordo più di una casa ben costruita. Se una casa mal costruita viene ristrutturata, diminuisce il suo consumo, diminuisce il prodotto interno lordo. Allora, in un caso o nell'altro c'è un miglioramento della vita, perché il cibo che si butta va a aumentare la quantità dei rifiuti, la parte putrescibile dei rifiuti è quella più difficile da gestire. L'energia che viene sprecata inutilmente aumenta l'effetto serra con le conseguenze sui cambiamenti climatici che sappiamo. Allora, questo è il primo elemento importante, cioè dobbiamo renderci conto che il prodotto interno lordo non misura il benessere, perché non può misurare il benessere, perché misura soltanto le merci e non misura i beni, non ci c'è niente di quello che viene prodotto, che lo fa crescere. Faccio un altro esempio e poi la chiudo lì, no, due, perché sì, ma è importante. Se vado in macchina dal punto A al punto B, consumo una certa quantità di benzina o di gasolio, di combustibile. Se per fare lo stesso identico percorso trovo delle code e degli intasamenti, ne consumo di più. Quindi se il PIL misura il benessere, ogni volta che stiamo in coda dovremmo essere contenti. Invece mi sembra che siamo più incazzati, no? Cioè, dovreste tirare giù il finestrino e darvi le pacche sulle spalle. Stiamo facendo crescere il PIL. Oppure, l'ultimo, se un inverno stiamo tutti male, compriamo un sacco di medicine, il prodotto interno lordo cresce. Più stiamo male, più medicine compriamo, più cresce il prodotto interno lordo, più cresce il nostro benessere. Se stiamo bene, compriamo meno medicine, il prodotto interno lordo cresce di meno e quindi più stiamo bene, più aumenta il nostro malessere. Per utilizzare un termine della sociologia anglosassone, il prodotto interno lordo è una stronzata. Okay. Noi cosa diciamo in questa, avendo fatto questa osservazione, il discorso di Gandhi era tutto così ben impaginato, ben detto, ma dice due concetti fondamentali, no? Il primo è che a volte l'aumento del prodotto interno lordo misura il peggioramento delle condizioni di vita, no? Se aumentano gli incidenti stradali aumenta il PIL ma peggiora la vita. Secondo concetto che dice, molte cose
che rendono la vita degna di essere vissuta, anzi tutte le cose lui dice che rendono, non fanno crescere il prodotto interno lordo. Sono questi i due concetti che lui sostiene. Allora noi diciamo in questa situazione che la decrescita è in primo luogo la riduzione della produzione e del consumo di merci che non sono beni, di merci che si comprano, si pagano, ma non hanno nessuna utilità. E se si fa una scelta di questo genere, vuol dire che stiamo introducendo nella valutazione del fare umano elementi qualitativi, mentre il PIL è soltanto un elemento quantitativo. E ci rendiamo conto che se c'è una decrescita del prodotto interno lordo che si realizza mediante una diminuzione di merci che non sono beni, si hanno una serie di vantaggi, proprio elencarli velocemente. Primo, si crea occupazione. Sembra strano, no? Poi vi dirò che la crescita non ha mai creato occupazione. Perché si crea occupazione? Perché appunto se venisse fatta una scelta di ridurre il consumo energetico delle nostre case per portarlo da 20 a 7 litri, bisognerebbe creare un sacco di lavoro, di persone, lavoro tra l'altro, attenzione, secondo elemento importante, lavoro utile. Perché a noi di creare lavoro non ci interessa niente, di creare occupazione non ci interessa niente, anche le fabbriche delle armi creano occupazione. Noi dobbiamo creare un lavoro utile, introdurre elementi di produzione qualitativa nel fare umano. Si crea molto lavoro. Secondo, è un lavoro che si paga, è utile, abbiamo detto. Terzo, è un lavoro che si paga da sé. Perché se io ho una casa che consuma 20 litri, ogni anno mi costa una certa cifra di gestione. Se la mia casa scende, il suo consumo scende a 7 litri, il mio costo di gestione diminuisce. Quindi vuol dire che in un certo numero di anni i risparmi sui costi di gestione ammortizzano i costi di investimento necessari a ridurre il consumo della casa. Cioè in sostanza, lui ha tempi televisivi, però in sostanza si tratta di trasferire una certa quantità di soldi che oggi spendiamo per comprare delle cose che non servono a niente e che ci danneggiano, quei soldi dobbiamo spenderli per creare un'occupazione utile. Cioè è un elemento di grande qualità. Io credo che tutta la politica economica industriale, se venisse impostata su una decrescita selettiva del prodotto interno lordo, ci porterebbe a risolvere sia i problemi economici che i problemi ambientali. Allora, io faccio delle domande, ma va da sé che chi ha voglia di fare le domande alza la mano liberamente, se Maurizio poi ha l'altezza da dare risposte. Io vorrei chiedere a Maurizio la differenza che c'è su un grande equivoco tra decrescita e recessione. Spesso anche fiori di direttori di giornali accomunano questi due temi. Differenza tra decrescita e recessione. E lei è preparato? Ho dovuto dire a brutto muso da alcune persone, l'ultimo che ha scritto delle cose di questo genere, cioè la critica che viene fatta alla decrescita, innanzitutto è un fatto positivo. Perché se non ti credi vuol dire che non le tirate neanche in considerazione. Gandhi diceva, tra le diceva prima, quando arriva un'idea che sconvolge il modo di pensare tradizionale, nella prima fase la ignorano, nella seconda fase la ridicolizzano, nella terza fase la combattono, nella quarta fase vince. Siccome stanno combattendo abbiamo fatto un bel po' di strada noi. Questa è la... Allora, una delle argomentazioni che ci dicono, io sempre vado a muso duro su questo che mi hanno stufato, no? E dice, noi siamo in decrescita. Soprattutto gli economisti dicono, tu hai per aprire il tuo libro, non c'è scritta la parola decrescita, c'è scritta la parola recessione. Quindi siamo in recessione, ma non è la stessa cosa. La decrescita auspica la riduzione del prodotto interno lordo, la recessione comporta la riduzione del prodotto interno lordo. La differenza è sostanziale, perché la recessione è la diminuzione generalizzata e incontrollata di tutta la produzione di merci. È un fenomeno che ha come conseguenza principale la disoccupazione. La decrescita è la riduzione selettiva e guidata della produzione e del consumo di merci che non sono beni. Per fare un esempio, un'analogia, io vedo due persone che non mangiano, dice, fanno la stessa cosa, apparentemente, perché poi faccio una domanda, dici, tu perché non mangi al primo? Dice il primo, io non mangio perché non ho da mangiare, non ho soldi per comprarmi e non ho modo di produrlo. Il secondo dice, io non mangio perché ho deciso di fare una dieta. Sembra che fanno la stessa cosa, sono due cose completamente diverse. Allora, la recessione è come quello che non mangia perché non ha da mangiare. Perché significa una società che finalizza l'economia alla crescita e l'economia non cresce, vuol dire che non raggiunge la finalità per cui si è organizzata. Va bene? Mentre
la decrescita, come quello che decide di non mangiare le cose che gli fanno male, fa una dieta e come libera scelta e la fa per stare meglio. Se è possibile, io vorrei affrontare brevemente il discorso dell'occupazione, perché qui c'è un grande equivoco. Dopo? Va bene. Allora, questa è, diciamo, la risposta che viene data a quando viene detto che noi siamo in decrescita. Non è vero, siamo in recessione. La domanda è perché, appunto, la parola decrescita tutti pensano a un ritorno al passato, a privazioni e a un arretramento dello stile di vita. E capire la differenza che c'è tra bisogno e desiderio, perché questo sistema economico, oltre a produrre merci, beni, produce anche desideri. Che differenza c'è tra il desiderio e il bisogno? Questa è una domanda abbastanza complicata e abbastanza difficile, no? Richiede del tempo per... Vai. Cioè, ci creano dei bisogni che non sono reali. Sulla base di che cosa ci creano questi bisogni? Sulla base di un'idea che è la, diciamo, generalizzata, tutti la ripetiamo. L'idea è che le cose nuove siano migliori delle cose vecchie. Tutti siamo convinti, cioè una cosa innovativa, pensiamo che è una cosa migliore. Ormai c'è questa identificazione, cioè come le cose vecchie sono sbagliate, tutti questi elementi qui e così via. Guardate che l'idea del nuovo come valore suscita il desiderio ogni volta che sul mercato viene introdotto un prodotto nuovo. Ma le cose nuove sono destinate a essere rese vecchie da cose più nuove che le sostituiscono. Per cui il desiderio delle cose nuove non finisce mai più. È un desiderio inappagato. C'è un film del 1962 che si intitola Robopag. Sono le iniziali di quattro registi che hanno girato i quattro episodi. Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti, Robopag. Qualcuno ricorda l'episodio di Pasolini che è la ricotta? Io vi racconto quello di Gregoretti che è il pollo ruspante. Lo trovate su YouTube, quindi è un film di mezz'ora, molto bello, molto interessante. Ed è una famiglia italiana nel momento del passaggio dalla società contadina alla società industriale, l'urbanizzazione. Le lucciole che sparivano. Sparivano le lucciole, come ha scritto un articolo bellissimo Pasolini sul Corriere della Sera, nell'ultimo anno di vita. Ma comunque. E il film è una famiglia, c'è cioè il papà che è Ugo Tognazzi, la mamma che è Lisa Gastoni, un maschietto, un bambino che è Luigi Tognazzi, che era bambino, e una bambina. Adesso non posso raccontare tutto, perché la prima scena è Tognazzi che firma 24 cambiali per comprare il televisore nuovo. Perché nell'uomo c'è l'idea del progresso, l'innovazione, il futuro, la tecnologia, la modernità, non so che altre di queste parole possiamo mettere, tutte con la maiuscola, immaginate. Si stanca la mano a forza di firmare le cambiali. A quell'epoca a casa nostra non c'era la televisione, no? Loro, questa famiglia già ha una televisione, ma siccome c'è una televisione nuova, è il bisogno di prendere la televisione nuova. Ora, va, 24 cambiali, questo poi ci fa capire come il bisogno sia una cosa molto antica, non soltanto di adesso. Però è così contento, va a casa, raduna la famiglia, e, perché deve fare consacrare questo momento della modernità, dell'innovazione. Accendono, la prima immagine che viene è quella di Topo Gigio, che sta facendo la pubblicità a un televisore più nuovo di quello che hanno appena comprato. questa è la, c'è sempre questa spinta, noi dobbiamo cominciare a rompere questa idea. Non è vero che il nuovo è uguale a migliore, non è vero, ma non è vero neanche che il nuovo è uguale a peggiore. Perché se noi dicessimo che il nuovo vale peggiore, che il vecchio vale migliore, faremmo l'errore uguale al contrario, opposto. Abbiamo bisogno di un nuovo criterio di valutazione. Qual è il criterio di valutazione che noi diciamo? È la capacità di futuro delle scelte. Ci sono delle innovazioni che hanno più capacità di futuro delle cose che sostituiscono. Ci sono delle innovazioni che hanno meno capacità di futuro. Tutta l'architettura del Novecento, soprattutto la seconda metà dell'Ottocento, ha meno capacità innovativa rispetto a quella tradizionale, ha meno capacità di futuro. Perché? Perché quando c'era poca energia e costava fatica procurarsela, le case venivano costruite come riparo agli effetti indesiderati del clima con la loro struttura. Adesso non so dire, gli architetti lo sanno bene queste cose, erano costruite in un certo modo, erano orientate in un certo modo, avevano le finestre fatte in un certo modo e così via. Quando c'è stata tanta energia e costava poco, si è stato detto, cosa ce ne importa a noi? Noi la casa la facciamo come ci pare. Poi dove fa freddo,
gli mettiamo delle protesi, la tecnologia ci consente di avere delle protesi per riscaldarla. Dove fa caldo gli mettiamo delle protesi per rinfrescarla. Le case oggi consumano complessivamente quasi la metà di tutta l'energia che importiamo. Sono il principale fattore di mancanza di futuro dell'umanità. Allora, questa innovazione è un'innovazione che ha peggiorato la vita perché ha ridotto la capacità di futuro. Ma le case antiche, vecchie, avevano i vetrini semplici. Poi sono stati i doppi vetri. Adesso si fanno i doppi vetri evoluti, quelli che hanno l'argon nell'intercapedine. Le innovazioni sui vetri hanno più capacità di futuro dei vetri fatti in maniera tradizionale. Cioè, noi dobbiamo cominciare a fare queste distinzioni ogni volta su questi argomenti e cominciare a capire che tutta una serie di bisogni che noi diciamo, crediamo che siano indispensabili sono invece indotti da questo meccanismo dell'innovazione. Chi è che ha agito su questo meccanismo? Adesso dico delle cose che fanno incazzare qualcuno, ma non importa, bisogna anche rompere il tabù. La prima, a livello basso, la pubblicità. Cioè, la pubblicità valorizza le cose nuove. Cioè, in genere scrivono sulla confezione, sull'alta a sinistra, nuova ricetta, nuova formula. Quando non c'hanno niente di meglio scrivono nuova confezione, dice vabbè chi se ne frega. Oppure scrivono nuovo, punto esclamativo, e già c'è tutto nuovo. Poi pensate che una volta io ho comprato un bagno schiuma, sul coperchietto del bagno schiuma c'era un appiccicato, un mantellino, con scritto nuovo. Dico vorrei vedere che mi vendi un bagno schiuma usato, non lo so io, non c'è com'è, è nuovo. Però la parola nuovo è scritta nella lingua vecchia, perché noi siamo la vecchia Europa. Allora il nuovo, più nuovo, più nuovo non si può, è new, punto esclamativo. Questa è la cosa, ma questo è un elemento, diciamo, a livello di massa. E a livello alto chi l'ha fatto questo lavoro? E qui si incazza qualcuno. L'ha fatto l'arte contemporanea. L'ha fatto l'arte contemporanea, che ha scelto come elemento di validazione artistica l'innovazione, cioè un'opera innovativa. E allora, voi entrate in un museo di arte contemporanea, vedete sui muri o per terra da qualche parte delle cose fatte da qualcuno che era probabilmente sotto l'effetto di qualche sostanza, è bene? Quando uscite sottovoce dice sono io che non capisco, non c'è un cazzo da capire, ma comunque la questione è che ti metto sì, ti senti, la vittoria è lì. Allora dobbiamo cominciare a rompere, se noi ci liberiamo la testa che il nuovo è migliore di vecchio, non abbiamo più questo tipo di spinta indotta a fare a dei bisogni che non esistono, no? Prendiamo le cose che ci servono, non è che noi, cioè, non è che noi siamo promotori della come dire, francescanesimo, della miseria, di queste cose qua, no? Il torno all'indietro ha detto. Una volta uno me l'ha detto, cioè tu lo facci tornare dalla pietra, mi ha detto, no? In genere dicono le carrozze a cavalli e le candele. Ma le carrozze a cavalli hanno una relazione tecnologica importantissima, che è la ruota. E quello non mi voleva neanche credere che io fossi favorevole alla ruota. E gli ha detto, senti qua, amico mio, ma per fare una casa che consuma 5 litri o 7 litri ci vuole più o meno tecnologia di quella che ci vuole per fare una casa che consuma 20? Ce ne vuole di più, non di meno. Noi non siamo fatto per un torno all'indietro, siamo per andare avanti in una direzione diversa. E questo ci differenzia da quelli che parlano della, come la chiamano adesso, la green economy, queste cose qua, no? Che è una maniera di rallentare. Ma sì, io sto andando verso un precipizio, e rallento, ci metto un po' di più, arrivo al precipizio, ma sempre al precipizio arrivo. Io devo cambiare strada. Questo è l'elemento di fondo. Allora, noi abbiamo bisogno di una tecnologia. La tecnologia della crescita è una tecnologia finalizzata ad aumentare la produttività. Cioè a consentire, nell'unità di tempo, di produrre più cose con meno persone. E questa è la causa della crisi. Perché se una tecnologia mi consente di produrre più cose con meno persone, aumenta l'offerta delle merci e diminuisce la domanda delle merci, perché sono meno persone, sono meno stipendi. E quindi si crea uno squilibrio permanente tra incremento dell'offerta e diminuzione della domanda. Come è stato risolto questo problema fino adesso? È stato risolto ricorrendo al debito. Al debito. Per far aumentare la domanda. E il debito nasce negli anni 60, insieme al boom, quando le persone erano incitate a comprare le cose chiamandole cambiare. Il debito è l'altra faccia della medaglia della crescita. Se non ci fosse il debito non ci sarebbe la crescita. Questo è l'elemento di fondo per cui la crisi non è più risolvibile oggi, no? Perché oggi gran parte della domanda è sostenuta dal debito. Se si fanno delle politiche per ridurre il debito diminuisce la domanda e la crisi si aggrava. Se invece
si vuole rilanciare la produzione, bisogna aumentare il debito. E se si aumenta il debito, siamo in una situazione attuale, già oggi, che è impressionante, perché noi stiamo facendo dei debiti per pagare le rate sui debiti che abbiamo fatto prima. E quando si entra in una spirale di questo genere, non si esce più. Diciamo, per uscire dalla crisi, l'unica maniera è investire in tecnologie più avanzate che hanno un obiettivo diverso, che è l'obiettivo di ridurre tre cose a parità di produzione: ridurre il consumo di energia, ridurre il consumo di materie prime e far sparire dalla testa della gente l'idea di rifiuto, perché i rifiuti non esistono. Bene. Quando un oggetto che noi abbiamo comprato perché soddisfa un nostro bisogno non funziona più, perché le cose invecchiano, si rompono e così via, questo oggetto contiene dei materiali che possono essere riutilizzati. La condizione fondamentale è che siano gli elettrodomestici inutili. La condizione fondamentale è che siano riutilizzati, che vengano fatte delle raccolte differenziate in maniera da poter suddividere i materiali per tipologie omogenee. E a quel punto la raccolta differenziata non è il fine, non è lo scopo, è il mezzo. Lo scopo è recuperare dei materiali da riutilizzare. E allora, se si fa una cosa di questo genere, cosa succede? Che ogni chilo di rifiuti che portiamo allo smaltimento, e smaltimento significa o interramento o incenerimento, questa cosa, sono due cose di una tecnologia pazzesca, arretrata. Cioè, pensate, noi prendiamo dei materiali che possono essere utilizzati, spendiamo dei soldi per renderli definitivamente non utilizzabili, bene, e nel fare questa operazione creiamo dei danni all'ambiente e della salute delle persone. È un'operazione a mentecatti, non so trovare altra definizione per cose di questo genere. Allora, queste tecnologie più avanzate devono andare in questa direzione. E allora una cosa importante che stiamo facendo noi, il Movimento della Crescita Felice, è quello di andare a parlare con gli industriali, che sono piccoli e medi industriali artigiani, e dirgli che se vogliono avere un futuro devono cambiare direzione. Abbiamo parlato con gli edili soprattutto, perché vedi, quando sento dire stop al consumo del territorio, va bene, ma se mettiamo la bandiera stop al consumo del territorio, chi è che viene da questa bandiera? Quelli che sono già convinti che è necessario fare stop al consumo del territorio. Io devo andare dagli altri, la politica, cambiare la posizione degli altri. Chi sono gli altri? I costruttori. Vado dai costruttori e gli dico: ma sei veramente così imbecille di pensare che tu possa avere un futuro e guadagnare dei soldi costruendo delle case che non compra più nessuno? Perché ce ne sono troppe? L'unico futuro che tu hai è ristrutturare le case esistenti, fare in maniera che consumino un terzo, perché lì c'è da fare tutto, perché negli ultimi 50 anni abbiamo costruito da schifo. E allora queste tecnologie più avanzate, perché vanno a ridurre il nostro impatto ambientale, l'impronta ecologica, l'entropia, adesso non voglio entrare in termini molto scientifici, sono quelle che danno un futuro sia dal punto di vista occupazionale, perché risolvono i problemi ambientali, e risolvono i problemi ambientali perché creano un'occupazione utile. Allora, c'è questo libro che sembra di Maurizio Pallante, come fanno in televisione lo consiglio, beh, meno è meglio, un quadro un po'. Allora, no, sono due parole che dovrebbero avere la massima diffusione, no? Meno lavoro, meno energia, meno materiali per vivere meglio. Con la decrescita si possono creare nuovi posti di lavoro pur lavorando meno. Hai un po' anticipato, ma ora sì, sì, sì. Ricordo il libro, meno e meglio, è importante. Non è che gli do una percentuale voi, Non lo sapevo neanche io. Non lo sapevo neanche io. Allora, monterei il discorso in due parti. La prima, c'è la convinzione diffusa che la crescita crea occupazione. Non è vero. La crescita, almeno dal 1960, non ha mai creato occupazione. Ha spostato l'occupazione prima dall'attività primaria alla secondaria, poi dalla secondaria alla terziaria, ma non è aumentata. Il numero degli occupati nel 1960 era 22 milioni e 20 milioni e 330 mila. Bene. Nel 96, no, 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 c'è no. Leggi. Sai scrivere, devi pure. Ma scritto lì. Ma tu la vogliamo dare lì? E l'altro libro, la decrescita felice, vale. Anche la parte. Sostanzialmente sono rimasti identici. Però nel frattempo il PIL è cresciuto del 360%. E la popolazione è passata da 47 a 58 milioni di abitanti. Sì, questo di qualche anno fa, 57 ma, milioni, come? Quanto siamo sui 60. Cioè, ma... è di qualche anno fa, perché quando io ho fatto questa ricerca su l'Istat,
vi assicuro che leggere le tabelle dell'Istat ha lo stesso fascino che leggere le pagine dell'elenco telefonico. Dopo un po' uno si stufa, non è, però siccome la sostanza non è cambiata. Quindi, allora, è aumentato tantissimo il PIL, 360%, non è